A casa di Evrin Khalaf, la martire, la giovane 35enne politica, sostenitrice dei diritti umani curda, assassinata barbaramente, trucidata qui nella zona di Rojava, nel Kurdistan siriano, da miliziacce, da forze legate alla Turchia che hanno assassinato, ucciso e anche ucciso barbaramente Evrin. Siamo con la mamma, Sadia Mustafa, 62 anni, una donna coraggiosa, forte nel suo lutto, che vuole lanciare un messaggio al mondo. La mamma, molto dura, molto secca, anche se molto umana, dice: mia figlia voleva il bene del mondo, ha sempre lavorato per gli altri, per l'uguaglianza. È stata assassinata, sì, dalle forze filoturche, da Erdogan che ci ha invaso, dalla violenza, ma anche dagli americani che sono doppiamente responsabili. Dice proprio questo, ha insistito, gli americani sono doppiamente responsabili per aver abbandonato i curdi, per averci lasciato solo dopo tutto quello che i curdi avevano fatto per l'Occidente, contro ISIS, contro il terrorismo, contro i jihadisti. Se gli americani fossero stati qua, mia figlia non sarebbe stata uccisa, Erdogan non avrebbe potuto fare quello che ha fatto. Ma dice anche un'altra cosa: il fatto che noi siamo soli, siamo abbandonati soli, dice tanto sul mondo che parla tanto di diritti umani, ma non difende i nostri, ma non difende mia figlia, e ha lasciato che una giovane donna venisse assassinata in questo modo. يعني هنا حتى فرصة لهفرينا ما حميه الكجاندن جبر ولي دعوة من سر أمريكا وسر Insiste أردوغان ancora sull'America Erdogan. È la stanza di Evrin, جبر أردوغان نهج حتى سيفر la إني stanza هرم dove ha dormito fino all'ultima notte, fino all'ultima notte prima di partire per il viaggio criminale. أردوغان أبيتي بيشا شهيدركي من نهج ملات هرم وكشبو ملات نبي كشتن وحاسي عربة دارات شينابن من قوت بلا ملاد نبي كشتن بلا ناتشن هاتن أبمو مفندي وين le foto di famiglia, il papà morto, lei giovane studente, i suoi libri, una stanza molto semplice, una casa molto semplice, i suoi amici caduti combattendo, qualcosa per il beauty. Vedete, una stanza semplicissima qui a Dera. La casa di Evrin, un quartiere molto semplice, una moschea in fondo alla strada, una casa molto semplice in un quartiere povero di Derek, qui nella Siria di Rojava.